Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Tony è un attivista nella vita, insomma, al di là di essere un attore, uno scrittore, un intellettuale, è un attivista e ha sempre lavorato alla parte dell'invisibile. Eppure, caro Moni, devo darti una brutta notizia. Ormai sei d'accordo con Matteo Salvini. Te lo faccio sentire. Chi continua a parlare solo di armi, guerra, armi e guerra, non fa bene dell'Ucraina, non fa il bene del mondo intero, non fa il bene dell'Italia. E far cessare la guerra il prima possibile significa salvare posti di lavoro in Italia. Pace significa lavoro. Perché quando qualcuno, anche in quest'aula, rinnova l'invito a inviare altre armi e al massimo gli operai italiani tireranno la cinghia, io non ci sto. Allora, devi farci una domanda esistenziale, secondo me. Siete riusciti voi a convertire anche l'uomo della legittima difesa, del posso sparare nel mio giardino perché mi devo difendere, a una sorta di grande sentimento pacifista? O invece le vostre posizioni in qualche modo sono posizioni, come dire, ambigue e quindi trovano compagni di strada? L'ho detto anche a Santoro, questi compagni di strada sono molto eterogenei, con tutto il rispetto per Matteo Salvini, ma tu e Matteo Salvini non siete mai stati d'accordo nella vita. No, dunque, Matteo Salvini è coerente con se stesso, non ha sempre detto prima gli italiani? Lui è convinto che questa guerra e il comportamento del governo nei confronti di questa guerra nuocia al mondo del lavoro e della impresa, quella vera, italiana. Non c'è niente di anomalo. Poi sull'uso delle armi nel giardino di casa, ti puoi immaginare me proprio. Io piuttosto che ammazzare mi faccio volentieri ammazzare. Comunque volevo dire una cosa, permettimi solo questo, è l'unica cosa che voglio dire. Io sono totalmente contrario alla narrazione del mainstream. Questa guerra è cominciata molti anni fa, le prime ragioni. Secondo, penso che sia una guerra fra cattivi e pessimi. In questo senso mi riferisco agli Stati Uniti e alla Russia. Putin, scegliete voi chi è il cattivo e chi è il pessimo. In mezzo ci sono le vittime del popolo ucraino. Cioè, a questo giro so scegliere, sai, però, Moni, scusami. Ma possiamo parlare di tutti gli errori degli Stati Uniti per i secoli dei secoli. Ma a questo giro sappiamo però che ha sbagliato, no? Non dei secoli dell'altro ieri. Non sono secoli dei secoli. Guerre criminali, manipolazioni e rovesciamenti di regimi per i propri interessi, questo non lo dice Moni Ovadia, lo dice Bernie Sanders, senatore degli Stati Uniti d'America, oggi presidente della commissione bilancio del Senato degli Stati Uniti d'America. Io non dico cose mie, non sono così importante, mi documento sui siti delle migliori università statunitensi, Princeton, Yale, Chicago, Illinois. Allora, perdonami, Moni, ti voglio leggere una frase, di un signore che invece la pensa abbastanza come te ed è un intellettuale di sinistra, si chiama Pancio Pardi. Scrive su Micromega: l'Occidente è cattivissimo, lo sappiamo benissimo, ma non è la sua cattiveria che spiega la guerra in Ucraina. Forse questo è il punto. Il punto è la guerra in Ucraina ha una sua specificità. No, aspetta. Mirta, fammi fare una piccola correzione. Nulla giustifica l'aggressione di Putin, non è questo che sto dicendo. Okay. L'aggressione di Putin resta un'aggressione contro un popolo, non è giustificabile. Però ti dico solo una cosa, io la penso così, l'ho detto mille volte, nella Russia di Putin starei in galera, perché io difendo le minoranze di ogni tipo. Allora, una cosa però, io non credo a quelli che fanno i buoni dell'ultima ora. Noi accogliamo gli ucraini, io li ho accolti, i siriani li abbiamo fatti blindare dai turchi, perché siamo ancora razzisti. Fammi sentire Giuliano Cassano un minuto. I turchi a essere massacrati. Fammi sentire un minuto, Giuliano.